chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Con la neve in terra davanti alla farmacia di Piano facevamo i 160, però... Vabbè. Il proprietario dice che la usava come muletto per fare le prove delle corse che faceva, penso una decina d'anni fa. Aveva un altro motore, aveva un altro cambio, purtroppo non ci sono più né il cambio ravvicinato Bacci né il motore da 160 cavalli che aveva prima, però è rimasto su più o meno tutto. La scocca mi sembra abbastanza sana, ha abitato su un prato per gli ultimi anni. Quindi vediamo sotto quando andremo ad aprire che cosa troveremo, ma la macchina sembra già bella e sana, speriamo bene. Cos'è? Cos'è Pippo 70? Dobbiamo tirarla fuori dal fosso qua. Per essere stata abbandonata da più di 3 anni, all'aperto, su una terra, sembra molto molto buona. Troveremo un miliardo di sorprese sicuramente, però già la base sembra buona. Il prato dove è stata abbandonata la 106 è alla fine di una strada molto stretta, quindi il trasportatore non ci arriva. E per portarla su stiamo usando un trattore. Siamo qui oggi a provare una 106 Rally 8 valvole, vista la gomma. È stata smontata e rimontata 1000 volte, si vede. Per darmela ha rimesso gli interni originali, questa aveva dei sedili da corsa, era tutta vuota. Lui la usava come muletto per andare a fare i test, quindi la macchina è stata trattata sicuramente male. Era finita, via. Gli occhiali li vuoi? Però sono le storie che preferisco, le macchine che partono brutte in atroccoli e alla fine le facciamo diventare belle, sono sempre una soddisfazione più grande. Guarda che guarnizione. Aspetta, mi faccio male. Raccontiamoci questa storia, speriamo che sia un bagno di sangue solo fino a un certo punto e non totale, come invece sarà, quindi... Povera mia macchinuccia. Basta meglio, dai. Di sicuro te la giro in campo. E via, dimmi un po', cosa gli fate a sta macchinina? Tutto. Bravo. Tutto, bello, Dio. Tutto. Facciamo ignorantissimo. Intanto mandami qualche video per vedere come me la conci. Come no? Come te la conci, perché adesso è la tua. Sempre però rimani sullo stradale. Lasciamo 8 valvole, rimaniamo stradali, ma le facciamo tutto quello che possiamo fare, ce lo facciamo. Falla stare in terra col culo, perché non si guidano, sai. Perché è divertente. Quanti anni ce l'hai avuta tu? Io l'ho comprata a 17 anni. A 18 anni un giorno sono andato a prendere l'esame di guida e sono andato a farlo con questo. È da quando ho 18 anni, non 30. Ed è girata, rigirata, sta macchina è stata aperta, chiusa 100 miliardi di volte. Giannina. E Giannina. Per i ragazzi cresciuti negli anni 90 la 106 Rally è sempre stata un must. Chiunque lavorasse poteva permettersi una 106. Ma i ragazzi un po' smanettoni come noi avevano pane per i loro denti con poca spesa e tantissima resa. Quindi nel quartiere chi aveva la 106, chi aveva la Saxo, la Clio 1008, chi era più fortunato la Williams, erano loro quelli da seguire, quelli da invidiare. Ricordo che già quando avevo ancora il motorino a 16 anni rincorrevo le macchine più fighe della città e gli bussavo al finestrino, gli davo dei volantini perché volevo organizzare un raduno, che effettivamente è stato il mio primo raduno. Anni e anni dopo ne avrei organizzati alcuni con decine di migliaia di persone, non potevo saperlo all'epoca. E quindi inseguivo le macchine che mi passavano davanti o sapevo dove abitavano, andavo lì sotto e cercavo di convincerle a venire a fare questo raduno. Internet era una cosa ancora da ricchi, quindi non ce l'avevamo a casa, al massimo andavamo all'internet point a fare queste cose. E la stampante anche era una cosa abbastanza lussuosa, quindi stampavamo da scuola di nascosto quando il bidello si girava e stampai 50 di questi volantini con scritto raduno automobilistico. Le distribuivo in questo modo, alla fine riuscii a mettere insieme tipo 30-35 macchine, tutte fighissime perché all'epoca erano ancora all'ordine del giorno, anche di gente non necessariamente iper appassionata. Però vennero e io ricordo che avendo 16 anni
avevo la credibilità pari a zero. Eppure questi ragazzi vennero tutti, si divertirono e mi ricordo una per una tutte le macchine che c'erano quel giorno, fino a che verso sera non sono andati tutti via. E la scena che mi rimase più impressa fu proprio una 106 rally bianca preparata da Ciarcelluti, se non sbaglio, con lo scarico DTM lì in su, che era un must, ce l'avevano tutti. Era proprio la classica 106 rally preparata che avevano tutti. Quella in particolare andava fortissimo e mi ricordo che vide che stavo facendo le riprese con la mia telecamerina a cassette e fece un'accelerata assurda davanti a me, mi fece contentissimo. Da quel giorno la 106 continuava a salirmi in testa, sono spesso andato vicino a comprarne una, soprattutto quando costavano veramente tipo 1000 euro e alla fine non l'ho mai presa, finché non mi è successo che ho trovato questa qui in un campo, è arrivato il momento a 33 anni di prendermene una e ho intenzione di farla esattamente come si faceva all'epoca, quindi quando ero ragazzino, così non dovrò più invidiare quei ragazzi più grandi del quartiere che avevano queste benedette 106 rally, adesso ce l'ho anch'io. Ok. Olè. Ho portato anche l'erba, c'è tutto. È stato in un prato per tipo 3 anni. 3 anni in un prato? Mm-hmm. Ottimo. Speriamo che l'umidità non abbia fatto il suo corso. Speriamo, ma non ci speriamo. Guarda, lui mi ha confessato che l'ha usata male. Male. Beh, onesto. Lui correva, lo usava muletto forse. L'ha usata come muletto, sì. L'ha messo candidamente che la troveremo piena di botte sotto. Ottimo. Però il resto? Sì, no. Parte sopra, parte I tagli superiore. Diciamo che li ha fatti tutti, boh. Sì, però sopra è bella. Vabbè, finché non consumi il tetto va bene. Comunque cammina, dai. Sarà dopo il problema. Allora, ruota stallonata. Il camion ha la ruota veramente, ci va un secondo. Mi sali. Dai, prendiamo il crick. Proviamo. Ok. Cos'è questa bavetta qua? Pure qua è una bella fauna. Posto. Quasi meglio così. Frena anche. Frena, eh? Dopo 3 anni sta sul cemento, dai. Anche al coperto. Quando avevo 15 anni, mio fratello ha comprato la sua prima macchina, una 106 Rally 1300. E niente, da quel giorno mi è subito piaciuta, sia per le sue caratteristiche, la sua spartanietà, che per le sue doti meccaniche, le prestazioni e tutto. Comunque mi è sempre piaciuta. Per cui niente, quando ho avuto la possibilità di guidarla, l'ho guidata subito, perché volevo sicuramente provarla. 18 anni ho voluto per forza farmela vendere, perché la volevo a tutti i costi. Me l'ha venduta, lui se n'è comprata un'altra identica, perché comunque era innamorato anche lui della 106. Lui ce l'ha ancora identica alla mia, ne abbiamo due uguali bianche. Poi nel mentre abbiamo comprato altre 106, anche una da corsa, che abbiamo corso anche assieme. Ho anche altre macchine, oltre altre 106, un Renault 5 Turbo, una Clio RS, il Corsa GSI, che magari sono anche più performanti, però comunque lei è come valore affettivo e tutto, è imbattibile, un po' diciamo il legame, anche perché tutto è nato da lì, quindi, e se non ci fosse stata lei non so se oggi ci sarebbe tutto questo. Calcola, ancora non ho aperto il cofano da oggi. Proprio, va. Ah, c'è anche il motore, dai. C'è anche il motore. Motore c'è. Motore, qualcosa che gli assomiglia. No, però è già buono, vedi, c'è ancora i suoi adesivi, il suo codice a colore, qua c'è tutto. Da così non è male, dai, anche se c'è tanti ragni, tante foglie. Ma lui dice che l'ha usata fino a 2-3-4 anni fa. Sì, l'ha fermata funzionante, in teoria. Sì, funzionante svolazzante. Aveva bruciato perché la testa, sicuro. Però dai, non è poi così male. Speriamo sotto che sia. Lì un po' di paura così ce l'ho. Sotto. È già qua, vedi? Qua già un po' sfogliata. Un po' di ruggine sicuro c'è, però vabbè. Dopo tanto tempo che lavoravo per conto mio su queste macchine a tempo perso, la sera, il sabato, sono andato a lavorare in Italtecnica, che è un'azienda molto conosciuta anche nel passato con le corse e tutto quanto. Grazie a questa esperienza sono riuscito a mettere in piedi questa officinetta, punto di riferimento del 106 Rally Club Italia. Qui gli ha messo anche i faretti della 16 valvole. La radio non funziona.
negli anni ho incontrato altri ragazzi, altre persone appassionate come me. Il gruppo, diciamo, si è ampliato. La nostra avventura parte nel 2014 e organizziamo un servizio su un importante giornale del settore e radoniamo tutti i modelli di Peugeot 106 sportivi. Quel servizio ci ha aiutato un po' a crescere e a farci conoscere. Da lì in avanti la passione che ci muove verso queste macchine si alza, prosegue, non smette mai di bruciare dentro di noi e decidiamo di creare un gruppo, di organizzare raduni, di organizzare pistati, di organizzare degli eventi che testimoniano la passione di queste macchine. È soltanto però inizio 2020 che con l'aiuto del club storico Peugeot Italia creiamo un vero e proprio club dedicato alle 106, ovviamente in tutte le versioni sportive, ma non ci dispiacciono anche le altre versioni sportive Peugeot famose, 205, 309, 306. Grazie a questo locale abbiamo la possibilità di ritrovarci tutti assieme, sia noi dello staff del club, sia i soci. E poi anche quello di aiutare i soci nel restauro di queste macchine, dato che molte di queste oggi i nostri nuovi associati le comprano in condizioni a volte disastrose e restaurarle non è semplice. La giacca, questa ti va, provala. Forse mi va veramente. No, qua per la tua ragazza. Sì. Quando avevo 21 anni era la macchina che mi potevo permettere, che mi permettesse di andare in giro e di divertirmi. E com'è dal 2006? Sono 15 anni, ci ho girato tutta Italia e ho conosciuto degli amici fantastici che mi hanno portato insieme a loro a creare tutto questo. E finché io riesco a stare qua con la testa dentro uno di questi cofani, di queste macchine, sono contento. Bella questa! Land of Leaders. Ah, vedi? Ah, buono, ottimo. Questo non ci servirà. Non è male comunque, anche qua. Forse ho fatto bene. Forse per una hai volta. Fatto bene. Per una volta. Forse hai fatto bene. Questo qua lo tiriamo domani nel prato. Sì. Ma prova questi, va. Dai, alziamola. Complessivamente. Tiriamo su. Alziamola. A sto punto è andato bene quasi tutto. Se no, sei a posto, gli diamo una pulita, la teniamo così. Bam! Così. Si divide a metà. Bam. Sei sicuro che la usava a provare? Non mi sembra poi tanto. Guarda, mi aveva preparato a peggio, però sinceramente qualche grattata. Sì, va bene. C'è molto di peggio. Botte grosse? Io no, non ce n'è botte grosse. Iniziano le prime gocce, guarda. Sei emozionato già? Sei emozionato, ho già fatto la pipì. Anche il supporto qua è sano, di solito si crepano tutte qua. Invece l'attacco del supporto, questo è sano. Sì, qualche toccatina qua, qualche cazzata, ma minchia. Sono buoni? A posto. Sì. Dai, va bene. C'è una Vespa bolognese qua. Sì. Beh, però ha avuto gusto, blu come la moquette. No, io pensavo che sotto fosse una banana. Il primo contatto con Davide Cironi lo abbiamo avuto a seguito del video che ha fatto sulla Peugeot 106 nera, la Fenice, quella che un nostro caro amico aveva preso in condizioni abbastanza pessime e pian pianino con tutti i pezzi originali, ricambi nuovi, ha risistemato e ha rimesso in condizioni praticamente pari al nuovo. Vedendo questo video su YouTube lo abbiamo contattato per proporgli appunto di scrivere un articolo sul suo sito che riepilogasse un pochino la storia di questa vettura. Come club abbiamo pensato di contattare il nuovo proprietario della 106 nera perché purtroppo, essendo mancato alla fine di gennaio del 2018 il nostro caro amico Alberto, abbiamo pensato di riacquistare la vettura e fare una donazione al museo Peugeot di Sochaux, così che la 106 nera rimanesse per sempre del nostro amico Alberto. A settembre 2018 abbiamo così organizzato la spedizione a Sochaux come un raduno. Abbiamo portato la vettura sulle sue ruote, non l'abbiamo spedita caricata su un camion, ma l'abbiamo guidata un po' a turno e l'abbiamo portata sulle sue ruote fino al museo. Abbiamo poi saputo da Davide che è riuscito a venire in possesso di una 106 Rally abbandonata e così abbiamo pensato di coinvolgerlo per realizzare una puntata su questa vettura a noi molto cara. Si incendia qualcosa, la pompa già carica, già positiva. Prova a trascinarlo, vedi se la spia dell'olio poi si spegne. Niente. Non dà niente? Ah no, ma che coglione, mi ha detto il motorino è rotto. Ah, non ci ho ripensato, me l'aveva detto. Un attimo. E dai, vado a prendere un motorino, gliene mettiamo uno. Provo? Provo un po'. L'olio non si spegne. Prova ancora. Non
Non si spegne? No. Sì. Non si spegne ancora, spia? Sì, sì, quella si è spenta. Si è spenta? Sì, sì. Dice di sotto? Incredibile. Incredibile. Abbiamo montato un motorino d'avviamento, abbiamo cambiato la batteria, dopo veramente tre colpi è partita. Incredibile. Gira pure bene. Sembra che l'hai spenta ieri sera. Proprio è vero che più le maltratti, più è quello, eh? Sì, continueremo a maltrattarla allora. Sì, sì. 156.000 km. 156.000. Ecco, scendo adesso. Adesso le diamo una bella lavata, la smontiamo e poi la portiamo in carrozzeria ad Osvaldo. Un orologio. Sembra che l'hai usata fino a ieri. Non serve restaurarla, a posto, me ne vado. Oh, ciao, cioè, grazie. La porto così. A posto così. Incredibile. Andiamo a provarla? Sarebbe. Più le maltratti, più vanno bene. Sì, come godo. Non sa neanche quanto sporca in realtà. Bestiale, eh? Pure bella così. Queste cazzo di macchine. Sì, sì, no. Porca troia. Sì, ma sembra che l'ha spenta ieri, eh. Perché un 106? Perché ho deciso di prendere questa macchina come mia prima vettura nel 2003, perché è la macchina che vedevo sempre sui campi gara, arrampicato su un muretto di una PS, su un prato in occasione di una gara in salita. Una macchina che con veramente quattro modifiche uguali, identica a quelle che si trovano sui campi gara tutti fine settimana. È una macchina che riempie ancora gli elenchi iscritti, è una macchina senza la quale ci sarebbero veramente la metà degli iscritti in qualsiasi Sirelli o gara in salita. Tu sei prima partiva, adesso non fate più. Vabbè, almeno qualcosa che non fa, dai. Se no è troppo facile. Purtroppo queste macchine negli anni sono state spesso usate e trasformate, diciamo, in calli allegorici, per usare un eufemismo, e a volte il restauro non è molto semplice. La nostra filosofia è quella di continuare a preservare le auto mantenendo la loro originalità, o comunque, conoscendo Davide, conoscendo anche il nostro socio Andrea, so che sicuramente la macchina uscirà con quel giusto pepe che ci permetterà di sentirla cantare e urlare sulla zona rossa del contagiuto. Differenza del collettore rispetto all'altro. Cioè, perché sul 1300 più grande? Sul 1300 più grande soprattutto perché, a parte che per come è fatto il motore è più predisposto a girare in alto, quindi hai condotti molto più grossi, anche la testa di fatto è diversa. I condotti sono diversi, sono più grossi, cambia veramente parecchio. Ok, piano. Oh, a posto. Ah no, a posto. Un po' di calcoli. Acqua fognaria. Guarda là. Bello marrone. La vettura di Davide, appena arrivata in officina, ci è sembrata subito un primo colpo d'occhio abbastanza in buone condizioni. Togli ragnatele e ce n'è sempre, incredibile. Pian pianino, man mano che l'abbiamo smontata, ci siamo resi conto che effettivamente anche a livello di telaio era veramente in buone condizioni. Dopo tre anni di fermo. Tre anni in un prato. Tre anni in un prato? Sì, sì. Assurdo. Problema molto comune quando hai gioco dentro sulla leva delle marce, il gioco laterale, la vedi imprecisa inserire le marce, 90 su 100 è questa forcella qua che prende gioco proprio sull'alberino interno del cambio, quindi questo movimento che vedi qua poi trasmesso dentro ti fa un sacco di gioco. Questo qua, Davide, lo cambiamo, che il 1600 c'ha la molla dentro autoregistrante. La frizione ce l'hai sempre diversa. Oggi stacca in un modo, domani in un altro, quindi gli mettiamo quello corto che non fa il giro così, ma passa direttamente sopra come al 1300, che è un cavo normalissimo col registro. Quindi questo non lo puoi registrare. Questo qua si autoadatta in base all'usura frizione. Però oggi stacca qua, domani là, quindi è brutta come sensazione. Mettendogli l'altro, ti fai tu l'altezza dove vuoi staccare la frizione. Che mi serve. Quindi questo qui lo tiriamo via, tanto comunque in ogni caso non era più un granché. Possiamo togliere lo scarico subito, no? Così poi lo tiriamo via assieme. Guarda questa che bella, c'è una lumachina viva qua, guarda che bella. Questo è un escargot originale francese? Sì, sì. Escargot Rally. Rally. Questo va direttamente nel ferro. Poi tanto qua oltretutto sarebbe anche piccolo per il motore, poi che facciamo ci va uno scarico da 60 comunque. Senza pance, sì, 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 solo sì. La pancia in fondo e basta. Collettori, vabbè, poi vediamo tutto quanto, però tanto questo... Questo intanto rimane qui nella natura. È peggio che quello di serie. Vediamo l'olio del cambio come sta. Beh.
questi vanno insieme allo scarico nel cassone. Ma per carità di Dio, sì. Questi anche hanno visto i migliori. Coppa d'olio l'hanno già tolta. Ok. Quello anche da buttare. Calcolando che lì ne abbiamo messo di nuovo, bello nero. Chiacchierando, l'abbiamo proprio smontata tranquilli. Alta ingegneria. A posto. È un altro punto critico del 106 è questo qua. Questo supporto qua si spacca molto facilmente perché c'è solo il motore. La cosa stupida è che vedi che il supporto è da sopra, il motore è appeso a sbalzo da sotto. È una cavolata. Difatti sul 1003 era meglio, sul 205 che il supporto era sotto, era messo qua. Praticamente era come se lo montassi al contrario. Il motore stava appoggiato sopra, invece così è montato a strappo. Tutto il peso se lo subisce lui. C'è sta vite qua che è da 8, una vite normalissima. Peso e vibrazioni. Esatto, peso e vibrazioni. Poi vedi, questi qua si spaccano, vedi? Lo smorzatore. Quando va avanti e indietro la vite viene proprio tagliata e si spezza sempre a filo qua. Infatti una cosa furba da fare, visto che c'è materiale sul supporto, conviene forarlo più grosso e mettergli la vite da 10 invece che da 8. Così una vite resistenza con due rondelle giuste. Una che cretinata e risolvi un sacco e risolvi il problema per sempre, perché sennò questo supporto qua costa abbastanza. E poi lo spacchi, poi usandola come va usata si spacca subito. Già è strano adesso che è intero, sicuramente l'hanno già cambiato, perché altrimenti si sarebbe sicuramente rotto. Questo qua è una cosa da fare. Difatti sul 1003 le prime avevano un supporto montato da sotto col motore appeso sopra, poi le ultime serie avevano già il supporto come la 1006. Vabbè, comunque facciamo sta modifica così non si rompe più. Punti critici nel vano, sì. Qualcuno sì. Cosa c'è? E purtroppo vedi che qua, in sti punti, si ferma sempre, sei ghiaietta, sabbia, terra. Sì, qua anche peggio. Sale, soprattutto se hai l'assetto, comunque tanto bassa, a volte rovini i parasali. E quando specialmente fai le curve ti sale tutto su di qua, perché qua è tutto aperto. Si ferma qui, se non la lavi ogni tanto si arrugginisce. E poi spesso, anche qua, queste zone qui, Sì, le lamiere appoggiate, ma non sono saldate, cioè sono... Esatto, sono puntate. Qua ci sono, come tutta la macchina, ogni 5 centimetri c'è un punto, sostanzialmente. Sì, perché si infiltra tutto. Non c'è il mastice ovunque, e dove non c'è il mastice si infila giù e molto spesso anche viene su da sotto anche l'umidità. Almeno il carrozzere si diverte anche lui, se no. Ok, vai pure su. E poi anche qua è un po' da inquadrare, vedi anche il frontale, sicuramente il colpo che ha preso davanti, vedi l'orecchia qua dove appoggia il radiatore, qua è piegata, vedi? Quindi sicuramente è da inquadrare il frontale. Questo qua conviene cambiarlo. Sì, sì. Anche perché ci va il suo con la bandella centrale. La bandella, le togliamo, grigliette. Pendilebbe li togliamo e mettiamo le prese d'aria verso le origini. Sì. No, è meglio, anche più bella. Sì, anche più bella. Questa qua è storta, si vede che è piegata così. Sicuramente quando hanno preso il colpo non l'hanno più addrizzato tanto bene. Sicuramente questo è da mettere a posto. E qua è un altro punto critico di 106 Saxo. Questo foglio di lamiera che semplicemente va solo a chiudere il parafango. Però non è strutturale però. Esatto, strutturare questo qui fino a qua, arriva più o meno all'incirca. Questa qua è piegata sopra e quando va via il mastice da sotto, che è perché ne mettevano poco, ti entra l'acqua dentro, marcisce e qua bisogna poi tagliarla. Solo che essendo che è strutturale, questo qui se lo prendi in tempo, che lo tagli fino qui va bene. Se poi però comincia a camminare... Dai, l'abbiamo presa. Sì, in presa tempo. In tempo. Stava di là. Pianto stereo, e queste in ste macchine ci sono sempre RCA davanti e dietro. Qui ci sono Sanyo, sì. Questi ci risalviamo tutti e due. Sì. Ah, e questo Sanyo, sì, anche perché vedi marchiato 97, quindi sono i suoi ancora, sì. Vai. Un po' d'erba. Ok, eccolo. Il acceleratore pure. Una fuori, una merda di lucertola questa.
Secondo me ci saranno ragni anche quando sarà finita. Sì, perché sì, sì. Alcuni si nascondono e li troverai poi magari quando la provi che ti camminano sulle orecchie. Vespe, ragni. Tutto. Esatto. Va bene. Dai, scendiamo laggiù. Sì, sì, lo fai andare dentro lo scatolato. Prendiamo magari il secchio, ce lo vogliamo avvicinare. Ma qua solo vetri. Foglie, vetri. Sì. Cavi. Sì, sì, adesso li tiriamo via. È molto bello. Questo poi lo facciamo esplodere via. Adesso dobbiamo togliere la traversa del cruscotto, se no la moquette non se ne viene. Aspetta, facciamo così. Fai passare prima il freno a mano. Vai, ok. Un po' rigida, l'hai fatta un po' rigida? Un po' rigida gli assetto, non so se segue davanti. Un po' rigidina. Anche le altezze sono un po' sbagliate. Mi sa di sì. E stamattina l'hai messa in moto dentro, adesso va via zoppa così. Da capo. Tanto c'è un dosso della Madonna qua. Oddio. Scorso di assestamento. Mezzo metro in più stava per te. E ce lo mettiamo qua. No, qua tutto è punto GT. Autosostitutive? Sì. Dentro l'hai già fatta la blu. Ah, abbiamo l'esperto qua. La lasci qua poi fino a lunedì? Sì, sì. È nuova così, fa effetto. La monti te, no, questa? Ah, no? Devo notarla io. Sì. Ah, ma sai quanti ce n'è? Buonasera. Ehi, là. Ciao, da. Ti ho portato una cosa. C'è di bello? Una cosa bellissima. Oh, che belli. Sono andato da CPS e ti ho portato questi bimbi. Dai. Spettacolo. Maggiorati anche, ovviamente. Belli cattivi. Belli, 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 sì, sì, sì. Spettacolo. Vabbè, a confronto agli originali non c'è storia. Poi differenza. Eh sì. Ok, 79, 79 come hai detto tu. Sì, perfetto. Poi tra l'altro la sonda andiamo poi a rimetterla di nuovo, però poi non è detto che la facciamo lavorare con la mappa, la escludiamo. Un po' croccantino. Un po' croccante, sì. Poi lo sfili, sfilalo pure tutto quello rosso. Vai, pasta rossa. Questo qua penso che, con tutto il rispetto, che l'abbia chiuso un idraulico sto motore, perché questa è la pasta, quella per i tubi dell'acqua. Animali di ogni tipo. Perché questo qua, collettore, in origine c'ha gli OR solo, vedi come guarnizione. Uh-huh. Qua gli hanno messo le guarnizioni in carta della 1300, vedi? Uh-huh. Che l'attacco è uguale, in più la pasta e in più gli OR, cioè hanno messo di tutto. Olè, e che può essere che non l'hanno mai aperto sto motore? Perché bulloni test esagonali non li trovi più, sono tutti Torx adesso. Pure la cama hanno messo la pasta. No, magari l'hanno anche aperto, ma tanti anni fa però. Il TBF mi sembra che ce l'ha già per la 106. Possibilissimo. E allora, boh, aspetta che lo scollo ancora.
Vai a pavarlo. Questa niente invece. Allora lui è secco l'hanno messo. Questa proprio pressione stava avendo. Vai. Tra questa e la testa 1300 che mi hai fatto prendere? Ha dei condotti fatti meglio, la fluidodinamica è migliore, quindi già di base conviene sempre partire da una testa 1300. È vero che poi noi andiamo comunque a lavorarli, però comunque partendo con quella testa là si ha già un incremento notevole e poi c'è anche più materiale, quindi ti permette comunque anche, adesso noi non è che andiamo a allargarli tanto perché comunque non è che mettiamo chissà che cam esasperata, però ci permette di fare una buona lavorazione. Poi anche come camera di scoppio è fatta meglio. Ancora che questa non è neanche brutta perché è come era quella dell'XSI, tanto per dire, perché il motore alla fine è questo qua. Altrimenti sulle ultime, sull'Euro 3, avevano una testa ancora più scadente, infatti anche le valvole erano più piccole. I supporti della cam sono più piccoli, quindi non puoi neanche andare a mettere una cam che alza tanto. Poi la punteria è diventata a rullo e non più a pattino, quindi invece che il pattino così scorrevole, dove lavora la cam, c'hai dei rullini qua sotto, doveva fare l'alzata della cam, quindi con il rullo automaticamente alzi poco e poi è più debole perché è un rullino, quindi non hai tanta possibilità di andare a lavorare sull'alzata. E qua già vedi che questo cilindro qua mangiava un sacco d'olio, guarda quanto deposito, qua proprio parecchio, sì, poi gli altri non è che siano tanto buoni, qua già vedi detonazioni su questi due, vai. Ah, che bello. Qua però l'ha messa nera, non rossa. Niente. Tanta pasta. Via. Andare. Pensavo peggio nella pescante. Gli segno la posizione dei supporti di biella, perché questi qua puoi sbagliarti, metterli al contrario e non va bene. Aspetta che prendiamo il manico del martello. Tuo. Bronzinato. Qua una grippatina gliel'ha già data. Un'altra grippatina. Ah, minchia. Avremo lesato comunque, vedi? Quindi. Libidine. Libidine con i fiocchi. Doppia libidine. Doppia libidine. Minchia, sempre peggio. Il quarto è morto praticamente. Giustamente è più sfavorevole il quarto, anche perché vedi anche di qua. Non ci sono grosse speranze per il quarto. Però funzionava sta macchina. Ma è andata in moto. E queste vanno sempre in moto. Questo era quello che tirava su olio, tra l'altro, il quarto. Quindi non mi aspetto che sia migliore degli altri. Vuoi una sorpresa? Non ci sarà nessuna sorpresa per te. Il nettare degli dèi. A posto. Vai. Albero motore, faccio andare una lucidata semplicemente sui supporti perché tanto abbiamo visto che è bello. Mettiamo la puleggia dei servizi del 1300 che è più leggera, facciamo bilanciare tutto assieme. Alla fine con i lavori che facciamo noi, se arriviamo su un 120-125 viene già un buon motore, anche perché comunque non facendo l'esasperato non abbiamo poi una potenza elevata a chissà quali giri, ma magari una potenza intorno ai 7000 giri, però già un motore sui 3000 giri già bello corposo, che è anche più bello da guidare. Gli spallamenti di banco. Aiuto! Aspetta che ti aiuto! Aiuto! Cazzo che cazzone! Facciamo qua! Aprire! Ah, che spettacolo! Bello! Centrale, diretto, ottimo! Un taglierino o una fiamma ossidrica anche! Cannello! Vai! Bello! Molto bello! Classicone, 106 col super sprint. Qua suona, con questo. Ed è subito anni 90. Qua suona. Super sprint ha sempre fatto sta cosa furba che è divisibile il collettore, così in modo che se lo monti su prima o seconda serie, che cambia la sporgenza del paraurti,
con questo qua anche riesci a regolarti un po' la lunghezza poi finale, se no ti stavo troppo dentro, troppo fuori. Quindi questo comunque è furbo. Apriamo il terminale. Ma che bello. Oh. Bello, bello, bello. Sì. andiamo anche a vedere sul banco perché è arrivata anche la cam da Bariani. Oh. Così apriamo anche quello. Tutte buone notizie. Sì. Così vediamo com'è. Eccola. Ok. Eccolo, che bello. Sì, lo stradale massimo praticamente. Uh-huh. Ok, ottimo, ottimo, va bene. Sì, 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 il motore che vogliamo fare direi che è perfetto. Allora, siamo alla testa, alla lavorazione. Siamo partiti da una testa 1300, comunque già di serie migliore rispetto a quella del 1600. Ha dei condotti fatti meglio, la fluidodinamica è migliore, quindi già di base conviene sempre partire da una testa 1300. Poi vabbè, in questo caso abbiamo ancora lavorato leggermente i condotti, senza esagerare perché non serve a niente, sia aspirazione che scarico, però scarico col diametro originale, non bisogna allargarli perché sennò si va a peggiorare. Altra particolarità, abbiamo portato i guidavalvole all'altezza del condotto, quindi il guidavalvole non è più all'interno del condotto ma rimane a filo per avere un maggior riempimento dentro il condotto. E poi andremo a raccordare i condotti al collettore, anche il collettore del 1300 perché è in alluminio, molto più grosso e migliore, si può lavorare. E poi andremo a raccordarlo con la testata, quindi lavoreremo sia sul bordo della testa che sul collettore per non avere gradini, e quindi sono tante migliorie che tutto sommato poi assieme comunque cambiano notevolmente rispetto di serie. Perché non si fanno sulla macchina di serie già, diciamo, in stabilimento queste modifiche? Semplicemente per il fatto tempistiche e costi. Quindi già la testa del 1300 già avevano già fatto una fusione apposta solo per questa testa qua, quindi già i costi erano alti, come il collettore. Ci va tempo, anche perché non puoi farli a macchina perché non sono perfettamente dritti i condotti, ma sono leggermente curvati, quindi è un lavoro che va fatto a mano, per cui su nessuna macchina di serie sono fatti, a meno che sulle supercar, ma lì è un altro discorso. Andiamo a verificare se la portata degli iniettori e la nebulizzazione è uguale in tutti e quattro, oppure se c'è uno scompenso tra uno e l'altro. Allora andiamo a fargli un lavaggio con l'ultrasuono e poi la verifichiamo nuovamente. Adesso andiamo a regolare la pressione leggermente sotto i 4 bar. Infatti il primo e il quarto iniettano di più, il secondo e il terzo sono leggermente più scarsi. Adesso andiamo a fargli un bagno nell'ultrasuoni. Cicli di lavaggio con ultrasuoni in maniera da pulirli a fondo. Adesso facciamo la prova aumentando il regime, facendo da 1000 giri, arriviamo fino a 7500. Facciamo più ripetizioni. Mangia meglio di prima, però comunque hanno ancora bisogno di un paio di lavaggi per bilanciarli tutti e quattro uguali. C'è ancora il terzo che è un pelino più alto. Thank you.
tutto il criterio. Vai, questo è giusto. Di 90. Ti sei seduto sopra la macchina che c'è lì, eh? Capito? Superstar. Ci sono già qui, quindi non dobbiamo prenderle separatamente. Ottimo. Perfetto. Le staffe anche. Sì. Io c'è l'altra cintura. Le staffe sempre quelle laterali, sono queste qua. Ma che belli. E qua ci andava un bel peso sport. Sì. Non sarebbe stata. Sarebbe da metterci. Sì, rosse. Classico. Se vogliamo poggiare dentro. Sì. Io le vorrei bassi, bassi, più bassi possibile. Tanto poi alzarli c'è sempre modo. Facciamo. Possiamo fare una cosa adesso. Possiamo provare a mettere il sedile e vediamo già col sedile, diciamo, a zero come sei di altezza. Così sappiamo già quanto alzarci. Provare a sederti? Tipo go-kart. Mi farò un male adesso. Sicuramente sei indietro un chilo. Un po' lontanino, sì. Prova così. Lasciamola così. Va bene. Sembra più solido. Simulatore così. Più effetto. Tu sei 150. E allora è la misura come se avessi il calice da 90. Sì, è mozzo più distanziale. Mozzo più distanziale come il calice da 90. E allora vedi, è come guido io. Intanto abbiamo iniziato una collaborazione per recuperare alcuni pezzi di ricambio che erano veramente finiti su internet attraverso contatti che noi abbiamo. Uno dei pezzi più importanti è il paraurti anteriore. Il mio purtroppo è tutto pasticciato, ci sono dei fendinebbi al posto delle prese d'aria laterali, noi vogliamo tornare alle prese d'aria. E poi la bocca centrale è tagliata, invece la macchina di serie ha una bandella centrale. Buongiorno! Buongiorno! Ciao! È arrivato Babbo Natale. Manca la barba e il cappello. Esatto. Roba pesante sempre a me. Nel frattempo Andrea in officina andava avanti con lo smontaggio della vettura, vettura che poi è stata portata nuda in carrozzeria. Voilà, nel cambio del 1003. Noi togliamo quel cambio lunghissimo che c'ha. Questa, spiegatemi perché mi avete consigliato di prenderla. Perché è più grossa di quella che avevo io, no? Sì, è più grossa. È più grossa. Okay. Qui ci mettiamo un bel pannello. Più grossa, diretta, spira da davanti senza tutte le strozzature. Il suo filtro, poi sono altre cosette qua interessanti. Le veraggi per il cambio. Ok. Tubi in treccia. Ah. E l'asta. Dammi questo. Questo non c'è 106 che no, possa campare senza quella questo. Ci vuole. Soprattutto sotto è più lunga che di serie, quindi poi c'hai gli innesti anche più vicini, mm-hmm. Perché è più, mm-hmm. più basso, più l'attacco, leva, sì. Più braccio di leva. Poi è più alto, ovviamente. Certo. Peccato che non è. No. Non puoi solo fare avanti e no. Indietro. Prossima volta, sequenziale. Al prossimo giro. Okay. Poi paraurti. Ma questo ovviamente solo usato. Boh, qua guarda, abbiamo trovato i fari di concorrenza nuovi, tutti e due. Cambia aspetto. Poi ci sono anche gli specchi da qualche parte. Dove sì. sono? Perché il mio non andava bene, quello bellissimo che abbiamo trovato nel portabagagli. No. C'è un solo specchio, bello preciso. Boh, grazie. Ciao. Mille. Ragazzi, grazie. Ciao, ci ciao. Vediamo. Ciao. Me ne sono carico. Frap ci ha portato la scatolina. Allora, Frap. Poi dovrebbero essere le biellette, saranno. Stabilizer rod, sì. Che poi loro fanno primo equipaggiamento per l'MC20 e per l'Alpine. Ah. Dal 1932 che esistono. Sì, ma comunque avevo già usato io ricambi che fanno loro e sono fatti bene. Lo senti anche da. Cioè, senti che peso, c'è l'altra roba più commerciale e più leggera, questi sono fatti bene. Grazie. Andiamo a montarla, tanto qua è velocissimo. Grazie. Era tutto distrutto, poverino. Voilà.
ci dobbiamo andare a prendere gli ammortizzatori. Sì, manca quello, poi gli mettiamo i bracci, così poi lato sospensioni siamo a posto. Ancora mettergli la cuffietta qua, non manca il parapolvere, che non ce l'aveva come tutte, lo perdono, poi non serve, poi si riempie di terra, di sabbia, poi fa rumore. È solo un rumorino. Solo un rumorino. Poi sono tutte macinate le scatole, comunque. Il nostro lavoro, tra virgolette, principale è quello di lavorare su vetture da competizione, quindi da rally alla pista, qualcosa del fuoristrada, prototipi, auto d'epoca, ricostruzione di ammortizzatori di auto d'epoca quando non si trova più il ricambio o quando la macchina fa delle competizioni, come può essere una Fulvia, un 128, un 112, una 1 turbo. Quando il cliente vuole qualcosa di particolare, lo si può realizzare. Davide, abbiamo fatto un assetto come è stato chiesto, una cosa, diciamo, un assetto sportivo che vada bene un po', diciamo, per tutti gli usi, che sia una, questo si può chiamare un assetto sportivo stradale. È un assetto che dà delle soddisfazioni pur non essendo estremo. La 106 è una macchina che, malgrado la sua età, è ancora una macchina molto che va più di alta, soprattutto perché viene usata, vabbè, ancora da molti giovani, e poi è una macchina che nei rally è ancora molto competitiva e c'è ancora molta richiesta, se ne fanno ancora tantissime. Noi ci siamo occupati delle tarature, abbiamo richiuso il tutto e abbiamo completato il tutto con delle molle Eibach, che sono delle molle d'abbassamento stradale, per noi in assoluto come qualità le migliori. Ah, montiamo subito. Ti proviamo subito. Grazie mille. Via. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Via. Ciao Gianlu. Grazie. Ciao, 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 ciao. La nostra storia incomincia nel 1959, quando mio padre ha rilevato l'attività che era già esistente dal 54. In quei tempi si usava solamente la revisione degli ammortizzatori. Nel 79 poi sono diventato titolare e abbiamo variato un po' le cose, nel senso che oltre alla semplice revisione degli ammortizzatori abbiamo iniziato a modificare e a costruire degli ammortizzatori a volte anche un po' particolari, con molle piccole, ammortizzatori filettati, ammortizzatori per prototipi. A livello storico i nostri clienti, Osato, vabbè, di mio padre c'era anche Monzeglio, Conrero, e erano tutti clienti di mio padre. Dalle prime Delta 4WD, 131 Abarth, la Stratos come la 037, la Ritmo Gruppo 2, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove, beh, le ultime per la Maserati MC20, dove abbiamo costruito gli ammortizzatori per 9 prototipi, eccetera, eccetera. Poi abbiamo avuto questa bella opportunità di poter fare gli ammortizzatori per questo 106 molto volentieri. Diciamo che queste macchine che Davide trova e sistema per poter fare dei test, eccetera, eccetera, è una cosa molto, molto, molto interessante a tutti i livelli, perché ci sono delle diversità di macchina, dalla più piccola alla più, diciamo, potente, però è una cosa interessante anche per il fatto lavorativo, per fare delle modifiche, migliorare delle cose. Lo trovo veramente, veramente interessante. Sono fighissimi loro di Scalenga. Sì, lavorano bene, sì. Da ragazzino io stesso, quando devi fare il primo assetto sulla 106, che chiedi magari a quelli già un po' più grandi dove andare a farlo, e dove vai? La Scalenga, per forza. Poi qua a Torino. Okay. Comunque il risultato lo vedrai poi, ma è ottimo, sì. Vedo l'ora. Ok,
una sgrassata, i pistoni sono a posto, realesato, portato a 79, a metterci i pistoni qua di CPS. Ma com'è che tanti componenti del 1003 sono meglio del 1006? Perché allora il 1003 già era stato fatto seguendo anche la linea poi del 205, era un motore per riuscire a stare nella categoria che era fino a 1003 nelle corse, allora era già stato portato diciamo al limite per essere competitivo, quindi già di serie tanti componenti erano già molto evoluti, come ad esempio la testa che montiamo qua, che era già una signora testa per come era fatta, e quindi tanti componenti montati poi sugli altri motori come può essere il 1004 o il 1006, che erano più motori da utilitaria, macchina di serie, erano, non erano così evoluti se vuoi, anche se sono molto simili, però quelle poche cose che aiutano a tirar fuori qualche cavallino in più, come anche il collettore stesso, il collettore del 1003 ce l'ha solo il 1003, che come ti ricordi rispetto al tuo di plastica è tutta un'altra cosa, un po' come era stato fatto per il 205, che è questo qua. La testa del 205 Rally era specifica solo per il 205 Rally, perché la 1004 XS era tutta diversa. A parte che, vabbè, aveva carburatore solo doppio corpo, però il collettore stesso, cioè l'attacco qua alla testa era diverso. Il collettore anche qua specifico, perché ad esempio la X Sport, che era così sempre 1003, però montava i Solex, aveva il collettore più piccolo, più stretto. Mm-hmm. Per problemi di ingombro, però appunto già di qua, per quello che dico sulla falsa linea del 205, perché già qua avevano fatto componenti diciamo appositi per essere poi competitivi in categoria, e sul 106 hanno fatto la stessa cosa, 1003 con questi carburatoroni qua, che poi sono gli stessi dell'Alfa 75, infatti, sì, 40, sì, sì. Sono gli stessi, quindi là però là è un 2000, questo qua è un 1003, infatti questi qua per metterli in quadro è disastro, ci va la giornata se ti va bene, però quando è in quadro ti sembra di avere 200 cavalli in proporzione, perché è un missile, infatti già c'è parità di macchina, di motore, 1003, 205 carburatore, 1003 iniezione, per quanto abbiano più o meno gli stessi cavalli, quando questo è a posto, per quanto io adoro la 106 1003, però questo qua è un'altra cosa. E ho di due colori diversi questo motore. E ha sbagliato il colore. Voilà. Sì, sì. Ah, bravo, bravo. Quelli serviva. Solo mettergli ancora la guarnizione. Lo chiudiamo. Chiuso. A posto. No, mi sa che non parte. Manca ancora qualche pezzo, dai. Però siamo sulla buona strada. La griglia si sente. Sì, sì. Sentiamo. Bravo, questo che nel montaggio ci vuole sempre un po' di questo. Un contatto, anzi due al prezzo di uno. Ah, è venuta bene, dai. Optimus. Piuttosto se te Davide riesci a entrare di là, tenermi sul cruscotto. E poi lo faccio passare piano piano. Ok. Poi di tanto gli mettiamo la cornice, copre tutto. Direi che ci sta bene. Direi proprio di sì. Muletto. Bravo, 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 bravo.
metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco. Ciao Davide, guarda cosa mi ha appena mandato Tarox. Bellissimo. Ovviamente non sono delle dimensioni come le originali e quindi questi qua sono da 266x20,5 di spessore, derivazione Citroën Xara o 306S16, la misura più grande che possiamo mettere lasciando la pinza monopompante con il cerchio da 14. C'è tutto e niente, ti aspetto, vieni su così montiamo tutto quanto e poi la proviamo. Ciao Davide, buona giornata. Passa un pelo, su, un po', non insinzicchia. Bello, bellissimo. Un po'. Oh, allora, questi qui sono gli F2000, che dovrebbero esatto. essere una specie di evoluzione dei G88, comunque sì, sono che, con i solchi diversi. Che tra l'altro sono più grossi di quelli, quelli di serie, sono 266 questi. Io ho provato G88 un sacco di volte, questi mai. Erano caldamente consigliati. Li proviamo, dai. Sì. Così? E sì, tanto non so. Occhio solo alla mano questa qua. A posto, molla pure. Penta. Penta? Mm-hmm. Ok. Vai. Provo a mettere una marcia per curiosità. Lascia la frizione, metti la seconda. La posso andare? Vai. Metti la terza. Calcola che hai dei, cioè, senza convergenza, quello già fatto. Convergenza l'abbiamo abbastanza preso, eh? Sì. Non è tanto male. Posizione pedali dobbiamo sistemare perché io ho piedi grossi, vabbè, però allontaniamo poco. Acceleratore e freno comunque, frizione va bene. Frizione va bene. Come carichi e corse vanno tutti bene. Okay. Se riusciamo a rapparare un po' il freno. Sì, quando, esatto. quando è tutto pinzato alla stessa altezza acceleratore. Esatto, così riesco a farci. Anche leggermente più basso. Esatto. Poi c'ho l'asta del cambio che mi tocca. Vabbè, quello sì, E niente, dai, il resto va bene. Freni mi ero dati un po'. Sì, ho fatto in modo di non. Cioè, di solito fare un rodaggio gentile. Come la senti con il bilanciamento? Quello provavo prima. Bene. Perché adesso io ripartitore in teoria frena abbastanza piana così. Mm-hmm. No, mi sembra a me pare abbastanza. Cioè, punta e siede dietro, perché davanti recuperiamo tanto col freno grosso così. È il compromesso giusto strada pista. Esatto. Che è quello che volevo. Adesso ci si diverte veramente. Grande 106. Il motore è sempre in coppia, sempre pronto, ha una schiena linearissima dai primi regimi fino a quasi al limitatore,
mantiene una linea e una progressione spettacolari da usare con la rapportatura del cambio 1300 un po' più cortino, che fa godere il doppio l'erogazione del quattro cilindri. Questa roba qui su strada negli anni 90 in mano a quattro tempistelli di quartiere, immaginate quanti danni. È questa sua caratteristica di scomporsi in frenata che la rende divertentissima e pericolosa. Sembrerebbe la classica macchina da mettere in mano a un neopatentato, ma non è così, neanche un po'. Eccola, vai a pestare e inizia ad alleggerirsi dietro facendola ondeggiare. È bella da controllare col volante, al contrario delle macchine di oggi che fanno tutto da sole. Lei esige da te che tu faccia la tua parte. Sembrerebbe una buona scuola per far imparare ai più giovani come andare in macchina, ma in realtà la 106 è una macchina abbastanza da professionisti e non è così buona e amichevole come si potrebbe pensare, anzi è molto molto francese. Ha proprio il carattere delle francesine, dolci e tenere, sì, finché non gli gira male, e allora sono guai. Forse ho sbagliato il tipo di volante, aveva ragione Andrea, ci voleva un calice, ma a me piace molto di più il piatto. Però è vero, su queste macchine qui il calice paga. Cambio volante, tutta un'altra cosa. Questo vi fa capire quanto è importante e quanto cambia la differenza che fa uno o due centimetri sulla corona del volante, cambia tutto. Questa è la sua misura e cambia tutta la macchina. Perché? Perché il volante è l'oggetto che teniamo in mano per tutto il tempo durante la guida e la maggior parte delle informazioni insieme al fondoschiena la macchina ce le dà tramite il volante. Ora sì! Una parola devo dirla subito per Scaleng, perché l'assetto è meraviglioso e lo sentite sui cordoli, è lì che si capisce quanto un assetto sia ben fatto e non soltanto rigido. E infatti qui siamo su un assetto relativamente morbido per l'uso pista, infatti su strada penso sarà meravigliosa da usare. Quanto è bella quando si scompone, inizia quasi a spendolare, la vocazione di macchina da salita, da rally, da cui prende il nome, guarda qua. Fa impazzire, le piace da morire stare in pista, ma molto molto di più le piacciono i tornanti. E adesso anche la posizione di guida con il mezzo calice e con l'asta del cambio così alta è proprio rally, anzi rally. Si appiattisce sull'asse anteriore, morde anche con le gomme che non sono il top del top, perché in queste misure ormai non si trova più nulla. Nonostante questo la 106 sa dove andare a trovare il terreno giusto, guarda qua, sa dove andare a trovarsi il terreno giusto per essere più efficace possibile, ma dobbiamo ricordarci che è una macchina che fino a ieri non valeva un euro, si vendevano veramente a pochissimo, tuttora continua ad essere una macchina molto molto accessibile. Sa quanto è bella quando si inserisce così, le dai modo di scivolare sul posteriore, lei inizia ad allargare dietro, rimane bella solida davanti e tu esci dalle curve a ruote dritte. Che bello, è pronta a dichiarare guerra a macchine molto più grosse, potenti e costose. Era il motivo per cui tutti i ragazzi degli anni 90 adoravano le 106, le Saxo, le Clio. Eccola, il classico, classico comportamento della 106 Rally. Muso puntato e culo che allarga e vai. Buona, eh? Sì, è un bel suono. In aspirazione e poi dallo scarico. Un rumore inconfondibile prodotto da un piccolo 4 cilindri, in questo caso neanche 16 valvole. E devo dire, la mancanza delle 16 valvole non si sente granché. È un motore molto carismatico e le voglio bene. Ben fatta, economica, intelligente, dove non c'è nulla di superfluo. Freni perfetti, dimensioni giuste, mai fading, mai affaticati, sempre sempre progressivi, perfetto. Il cambio del 1300 così corto le rende giustizia molto di più e sembra di avere 20-30 cavalli in più di quelli che in realtà ha.
Tra l'altro con l'assetto di Scalenghe il difetto più pericoloso della 106, quindi appunto sempre questo allargare del posteriore, è stato molto 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 limitato e la macchina riesce ad essere efficace in ogni situazione. Bellissimi freni, bellissimo sterzo, anche se potrebbe essere più chiuso il centro volante, a me piace un po' più chiuso di così, ma sapevo di questa caratteristica, lo so benissimo che la 106 invece ha un centro volante abbastanza aperto, ma lo sterzo è comunque precisissimo e ovviamente non c'è filtraggio di nessun tipo tra te e la strada, ed è il bello di queste piccole francesine è proprio questo, non ci sono filtri, siete tu, un volante, tre pedali, un cambio e la strada. E vi assicuro che è di un divertimento impressionante per i soldi che costa. Oh, le manca davvero solo un autobloccante, ecco quello che le manca, perché se potesse scaricare a terra questa potenza qui, invece di slittare, diventerebbe un attrezzo infernale. Devi aspettare un po' per dare tutto il gas, perché fa subito a sgommare dentro e ovviamente perdi tempo, però è un tipo di guida che è comunque divertentissimo. I gomme posteriori sono sempre lì che fischiano un po' perché si alleggerisce, perdono grip e iniziano a lamentarsi, ed è il suo comportamento standard, è così perennemente su tre ruote. Allora? Caldo? Una sauna. Una sauna? Potevi accendere il clima, eh? Vede la faccia? Se sorridi o no? Sorridi. Allora? Racconta. Prima cosa che mi ha sconvolto l'assetto. Primo cordolo che ho preso, come se non l'avessi preso, però rigido al giusto. Sì, è copia ma poi è, esatto, diventa rigida. Cioè non scoppia mai, però comunque c'ha il suo, esatto, il suo copiaggio giusto. Sì, calcolando che sono stradali di fatto. Sì, 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 no, di... infatti su strada penso sia... Sì, sì, infatti. Quello che dicevo, infinito. Su strada questa qua, tutte quelle che faccio è la configurazione che va meglio. Perché è rigida al giusto. E però poi quando c'ha bisogno di un po' di sconnesso così, che devi saltare su un cordolo, non lo sente neanche. Bello. Buono, buono. Bellissimo. È raro, eh? Cioè è rarissimo. Frena da paura, non modulabile, si scalda mai, ti piace. Perfetto, sia pedale che la risposta, non va, sì, mai, sì, in fading, sicuramente molto sovradimensionato, cioè bastava, sì, anche no, molto, no, meno. Sì, sì, ma infatti già montandogli, cioè con il suo impianto, esatto, piccolo, sì, diciamo, la pompa grossa già, esatto, fa tanto, però il vantaggio di questo è che se fai una prova, diciamo, in discesa, non li scaldi, certo, quindi non hai mai il, vabbè, problema che mandi... Se dovevo andare in crisi c'erano andati abbondantemente. Sì, 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 tanto finisci prima le gomme dei freni. Sì, ecco, le gomme, col fatto che non, nessuno usa più cerchi piccoli sulle sportive, sì, non fanno più delle gomme adatte, no, quindi adesso è tutta sovradimensionata e le gomme non ci sono giuste. Sì. Sono una bella gomma, però forse per macchine un po' ancora meno potenti, sì, tipo, sì, appunto, sì, l'850, le mini, queste qui. Qua già siamo, vorrebbe di più. Sì, e poi, sì, vorrebbe, sì, un autobloccante. Lo sentivo in uscita, perché adesso ne ha dentro. Sì, sì. Infatti vorrebbe un autobloccante. E diciamo che forse con una semi-slick già un po' te lo risolve, un po', pelino. Sì, un po' sì, cambio corto. Va bene, vero, come rapportatura. Sì, sembra che c'ha 30 cavalli in più. Sì, sì, sì. Doveva uscire così. Bravo, lo doveva dico, sempre 8 valvole, se usciva così il 16 non dovevano farlo. Esatto, perché... esatto. Infatti anche in salita, adesso qua in piano diciamo vanno tutte forte, però provandola in salita... La differenza la fa. In salita, sì. No, come hai detto te, doveva uscire così. Peccato, sì, che, sì, l'hanno fatta con tutta quella plastica e l'hanno civilizzata troppo. No, è bellissimo. È anche bellissimo, oltretutto. Sì, sì. Proprio bella. Lo scarico suona da Dio. Bello poi... rumore. Begli scoppietti, eh? Sì, sì, ottimo. Grande. Grazie a te, Davide. Grazie. Ce l'hai fatta fare. Grazie a voi.